nonostante il concilio era molto indietro la Chiesa. Ma te pensa al discorso dell'obbedienza? Ma io vengo da una formazione dove l'obbedienza era la virtù principale. La Chiesa era divisa in Chiesa docente e Chiesa discente. La Chiesa docente, il Papa e i Vescovi. Chiesa discente, voi e noi preti in mezzo a far da cerniera, la tramite. Ma noi si era dei travetti, direbbe un piemontese, insomma, no? Noi si era soltanto dei portavoce, ecco, se non sei d'accordo col Vescovo, vai via, insomma. Ma te lo immagini te che vuol dire avere rimesso al centro, prendendolo dal concilio questo, ecco, aver rimesso al centro la Chiesa come comunità, dove le funzioni sono diverse, certamente i ruoli sono diversi, ma la responsabilità è unica. Ma è un capovolgimento, ti sembra? Lorenzo l'ha anticipato in pieno. Ma l'obiezione di coscienza, ma chi ci aveva pensato che l'obiezione di coscienza è la forma più alta di obbedienza? Non è un'affermazione grossa. L'obiezione di coscienza non è anarchismo individuale. Non dico anarchia, che è una cosa seria l'anarchia. Proprio l'anarchia di fuori che mi pare. Ecco, no? L'obiezione di coscienza è il più alto modo di rispettare la legge. Per dire io accetto, vo contro la legge, ne accetto le conseguenze proprio perché voglio che questa legge sia cambiata. Ma io ho conosciuto, ho ospitato in casa a Vingone degli obiettori di coscienza militari che dicevano io vo a Gaeta ma non fuori militare. Io vo a Gaeta, ma io non vo a imparare a ammazzare, ecco, è contro la mia coscienza. Ma questo nella Chiesa, chi l'aveva fatto? Forse Francesco d'Assisi. Quindi secondo me Milano le ha toccato dei tasti enormi, ecco. Ha anticipato i tempi, per quello dicevo mi sarebbe piaciuto vedere come avrebbe reagito a tutto il movimento del 68, che a me, io credo almeno, io non voglio divinizzarlo questo momento, non ci penso nemmeno, però per me sta importante.